Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di Altrimenti in Fama Italia e oggi sono qui a portarvi il quarto, no forse il terzo, sì, episodio della carriera allenatore col Chievo Verona. Cosa è successo? Niente di particolare rispetto allo scorso episodio, semplicemente ho fatto delle offerte per un po' di giocatori e alcuni ho aggiunto alla lista preferiti. Prima di avanzare e vedere effettivamente cosa questi ci rispondono, ve lo dico. Allora, ho chiesto informazioni per le ali del Frosinone, stessa cosa per Brignole, come avete suggerito in tanti, Rico e basta, perché Bardi non so perché non è nel gioco. Poi ho chiesto informazioni per altri, per Padoin di nuovo, per Emerson Palmieri della Roma, un terzino che ci può servire. Vorrei riprovare a prendere Rincon, per Paredes c'è ancora l'offerta in corso dello scorso episodio, Kimmich e Højbjerg e Ilmark a centrocampo, e poi Boateng e Rigoni, che secondo me non sono così male, potrebbero, magari a poco possiamo riuscire a strappare. E poi c'è Krejci, che dovrebbe essere lo stesso che è andato al Bologna, è davvero davvero forte su FIFA. Cosa volevo dire? Due cose. Allora, mi avete innanzitutto spiegato come funzionano i prestiti. Meglio, quando dicono che nutrono dei dubbi è perché essenzialmente non ce lo vogliono dare. Come ho scritto poi nel commento al video precedente, lo ribadisco anche adesso, Iñaccio l'ho preso in prestito breve, ovvero fino a gennaio. Io ho sbagliato perché pensavo che di aver selezionato un anno, invece purtroppo ce lo teniamo fino a gennaio, ma vabbè, magari ce lo riprendiamo. Cos'altro volevo dirvi? Mi avete anche consigliato di prendere i prestiti a zero tutti quanti, perché è molto facile che ce li diano, e quindi niente. Dobbiamo avanzare. Tra l'altro, l'altro giorno, dopo la partita con lo Spezia, dice che c'è un ritorno, però in realtà se vai a avanzare col calendario c'è la partita col Frosinone a dicembre. Infatti mi sembrava strano che ci fossero andate e ritorno, però vedremo. Allora, per Brignoli vogliono 1,8 milioni. Kimmich è appena arrivato, non ce lo vogliono dare. Ilmark uguale. Krejci 10 milioni, un po' tanto. Per Boateng si è unito solo di recente anche lui. Allora, però, dato che con i giocatori che si sono uniti di recente di solito i prestiti tendono a darli, noi proviamo la nostra tattica dei prestiti a zero, ma non abbiamo fondi sufficienti. Allora, dopo lo andremo a sistemare, però io proverei poi la stessa cosa anche per Kimmich, che sinceramente è un giocatore davvero davvero forte, anche per la nostra stagione barra 2 potrebbe servirci. Io provo la stessa cosa anche per Krejci, anche se vogliono tanto. Dobbiamo campare su questo, tutti i soldi che abbiamo devono andare in prestiti, e allora possiamo chiedere un prestito di 2 anni a zero. Dobbiamo ancora aspettare per gli altri, mentre per Brignoli vogliono 1,8 milioni, un portiere che comunque è abbastanza giovane, quindi noi proviamo a fare uno scambio non alla pari, ma magari ci mettiamo vicino a 500.000 euro al nostro secondo portiere, che dovrebbe essere Miranda. No, Miranda è il terzo, però inoltre prima di avanzare un attimo, anzi lo vediamo da qua direttamente, qui da 20 giocatori, da questa schermata, abbiamo molti molti giocatori offensivi. Come vedete abbiamo 7 prime punte, non tutti rientrano nei nostri parametri, più Floro Flores. Allora, Floro Flores comunque vale poco, così come Inglese, così come Meggiorini, trasferimento non disponibile tra l'altro perché è in scadenza forse. Avevo tolto offerte da altre squadre, vabbè, allora lasciamogliele e lo aggiungiamo addirittura alla lista. Meggiorino è un giocatore che vale 4 milioni, potremmo provare a inserirlo come contropartita per qualcun altro di più forte, quindi mettiamo per esempio Højbjerg, non ce lo vogliono dare, allora noi proviamo a darglielo. Allora, offerta troppo bassa per Paredes, le ali 4 milioni e 2, Rico 16 milioni, ma è ovviamente troppo come mi aspettavo, Højbjerg 6 milioni e mezzo per esempio, Rigoni è appena arrivato. Per esempio Højbjerg possiamo provare a prenderlo a zero, anzi 500.000 euro, più lo stesso Meggiorini. Per Paredes abbiamo offerto 3 più Ninkovic, ma io a questo punto, dato che comunque a centrocampo non stavamo poi così male, offrirei un giocatore che abbiamo e che probabilmente non useremo, anzi offrirei lo stesso Floro Flores, che comunque vale poco, però chissà, perché comunque sono giocatori che non andremo a usare. Tra l'altro sarà anche la sfida con l'Empoli più avanti nel prossimo episodio. Allora, offerta bassa, offerta rifiutata e Højbjerg il Napoli ha offerto 7 milioni. Bene, noi abbiamo offerto Meggiorini, quindi probabilmente il Napoli ce lo ruba. Proviamo a dargli, se si può, l'altro portiere, che però non trovo, quindi evidentemente non si può. Proviamo ad alzare a 900.000 più Miranda. Comunque è un portiere che non so quanto vale, sinceramente, però
Oh, me l'avete consigliato, quindi mi fido e magari sale, non so, ripeto, sono ignorante in materia. Arrivano due mail, allora offerta per il prestito per Kimmich, attenzione, questo è un ottimo colpo ancora. Kimmich arriva a Verona ed è pronto forse subito per la partita col Bayern. Offerta bassa per Paredes perché vogliono Floro Flores ma anche 5 milioni, allora io ve ne offro 2, che tra l'altro è tutto quello che ho, e non ce lo daranno mai, però chissà. Avanziamo ancora di un giorno e ci avviciniamo alla sfida con l'Empoli che giocheremo adesso. Arrivano però tre mail, andiamola a leggere. L'offerta del Napoli è accettata per Højbjerg, quindi se n'è andato, però anche dal Siviglia addirittura. Però sinceramente abbiamo preso Kimmich, quindi mi va molto bene. E dobbiamo andare a giocare la partita con l'Empoli. Allora, giochiamo con questa formazione. Abbiamo Bizzarri in porta, Jedvaj a destra, Gamberini e Cesar sono i centrali, Mattiello a sinistra, Isco davanti alla difesa, centrocampo di lato Kimmich e Zielinski, Ibi trequartista, Ignacio e Belotti in attacco. Andiamo a giocare Empoli-Chievo-Verona. La nostra stagione sulla panchina in Serie A, prima gara ufficiale che giochiamo. Del Chievo, attenzione per Zielinski. Sta partendo Ignacio dall'altra parte, l'ha visto Zielinski. Ottima palla, forse un po' troppo lunga per Ignacio che riesce a tenerla in campo, però male, e Laurini la prende. Ibi, una finta e poi serve Zielinski sulla fascia. Zielinski prova a rientrare ottimamente. Zielinski! Atterrato, calcio di rigore, forse no, la palla è lì per Belotti. Non. Secondo me era rigore. Però nulla di fatto, recupera ancora il Chievo. Palla a Belotti. Belotti si inserisce Ibi. Si ferma. Ibi! Non va. Con una finta. Belotti prova ad entrare in area, atterrato da Laurini regolarmente. Ci sarà probabilmente calcio d'angolo. Andiamo a vedere. Sì. Gioca corto Zielinski per servire Ibi. Ancora Ibi prova ad accentrarsi. Mette la palla in mezzo. Skorupski la mette fuori. C'è Isco che la stoppa. Non riesce però a prenderla. Allora Gamberini la ruba. Niente. Ancora Pucciarelli. Ed è mai l'ex di turno. Ed vai recupera palla. Allora Zielinski. Niente. Attenzione, Ed è mai, la palla è ancora lì. Ed è mai la mette fuori. Stava per rischiare il gol dell'ex. Ed è mai. Attenzione, Ignacio, ancora con la palla. La può tenere lì. Il numero 10. Appoggia dentro. Perisco. Che la riceve Isco. La mette fuori per pochissimo. Forse il primo squillo del Chievo che arriva al 55esimo, addirittura è calcio d'angolo. Batte Zielinski che la mette fuori, appoggia Gamberini, però doveva essere una sponda ma sbaglia. Allora Mattiello. Lateralmente per Ibi, quindi Zielinski sul filo del fuorigioco sulla fascia. Fa Zielinski ancora centralmente per Mattiello che si è proposto. Niente. Purtroppo non va. Attenzione al contropiede dell'Empoli con Maccarone, 2 contro 2. Maccarone strattonato dal difensore. Maccarone prova a entrare in area. Appoggia dietro a Pucciarelli. L'1-2 con Maccarone. Palla in mezzo. Jedvaj mette fuori. La palla è lì. Paredes. Bizzarri, miracolo. Maccarone. Attenzione all'Empoli in avanti. Bizzarri sulla copertura di Gamberini. Può partire il Chievo con un contropiede. Majoral atterrato dietro da Buschel. Che forse è appena entrato. E qui rischia grosso. Infatti viene espulso. Appena entrato già espulso Buschel. Fallo abbastanza cattivo sul povero, se non sbaglio, Castro, neanche ricordo. Anzi, forse era Majoral. Allora Zielinski, attenzione al polacco che prova a servire poi Majoral in profondità. Riaudo la mette fuori, un po' impaurito forse. Majoral appoggia subito per Zielinski. Se spazio di qua, Zielinski vede il compagno. Isco, ora serve Castro. Solo davanti al portiere Castro. Lucas Castro. 1-0 Chievo, così dal nulla. Il nuovo entrato. Majoral serve Zielinski che appoggia qui per un compagno, serve Castro solo davanti alla porta, incrocia di prima, 1-0 Chievo. Sbaglia Zielinski, allora Croce. Gol di Laurini si spezza un po' le gambe, arrivato da un'azione non, cioè, boh, vabbè, segnato il gol della vita da lì. E quindi niente, ho parlato troppo presto e vabbè. Comunque 1-1. Giorno di mercato nel quale ho sbagliato di avanzare di un'ora,
anzi no, allora dato che c'è l'ultimo giorno ce lo facciamo adesso. Come ho detto, proviamo a contattare la Sampdoria per Diakité, facciamo il nostro solito prestito per 2 anni, spendiamo pochissimo, andiamo a vedere, la Sampdoria rifiuta il prestito. Sì, però fammi fare qualche altra cosa, non me la fa fare. E allora a Diakité, anche se io proverei di nuovo a prendere Meret in prestito sempre per 2 anni, questi qua erano i nostri vecchi obiettivi, proviamo tutti i prestiti brevi perché Meret è proprio forte, l'ho usato al Guion, e per Diakité a questo punto proviamo a dare in cambio alla pari Robertino inglese, che comunque non rientra nei nostri piani, abbiamo altri attaccanti e vediamo un po' che ci rispondono la Sampdoria e il Guion. Ci arrivano 2 mail, probabilmente sono le loro. Offerta accettata del Guion, arriva Meret. Perfetto, abbiamo il difensore e siamo a posto praticamente, perché la squadra è abbastanza completa. Potrebbe servire un altro terzino, potrebbe forse servire un altro terzino. E a questo punto, dato che per Lukaku era saltata non so perché, mi pare che in prestito non lo davano, quindi noi proviamo, anche se sicuramente ci diranno di no, a offrire Robertino inglese a 0, vediamo se gli piace, possiamo provare a offrire qualcosa in più, possiamo arrivare fino a 3 milioni e qualcosa, oppure proprio quello che mi avete detto voi, ovvero Padoin. So che Padoin per un paio di milioni si prende e infatti io proverò a offrirgliene proprio 2. Perché Padoin comunque un terzino, può fare anche il centrale, di centrocampo ovviamente. Secondo me con uno di questi due giocatori, tutti e due sarebbe meglio, potremmo finalmente dire che la squadra è completa. Arrivano 2 mail. Allora, basta per la Juventus, vogliono 2 milioni e 9, Lukaku vogliono 2 milioni e 3. A parità io ovviamente punterei su Lukaku, non me ne vogliate voi di Padoin, perché glieli diamo pure. Perché comunque, insomma, è vero che è Padoin, è il Pado, con lui si vince lo scudetto, però forse è più giusto prendere un giovane come Lukaku. Accettato, andiamo a offrirgli il contratto, gli offriamo 33.000, no, bonus no, 4 anni giocatore chiave, perché giocherà lui sicuramente insieme a Mattiello e deve andare a fare il terzo centrale. Tanto è arrivato anche Meret, quindi abbiamo tanto spazio. Accetta Lukaku, quindi arriva Lukaku e io dichiaro chiuso il mercato del Chievo. Sono arrivati tanti giocatori. Ora finiamo un attimo qui il mercato, in modo che finiamo il video, anche se ho detto che avremmo fatto un'altra partita, però non la faremo. E quindi manca un'ora e andiamo a terminare il mercato, che si è concluso qui. Allora, sono arrivate anche delle mail, andiamo a leggere, le leggerò io, diciamo. Intanto siamo 14esimi a 2 punti, però per me, si è fatto male qualcuno. Cesar per 6 settimane, ecco appunto, cala a fagiolo il fatto, i nostri acquisti che abbiamo fatto. Allora, andiamo a vedere tutte le trattative di mercato, tutte quelle riuscite. Allora, abbiamo acquistato Meret, Brignoli, Kimmich, Ineacio, Jedvai, Majoral, Paredes, Rashford, Zielinski, Lukaku, Belotti, Ibe, Oxford, questi già c'erano e basta. Vendendo Meggiorini, Miranda, Frey, Seculin, Costa, Mangani, abbiamo fatto più del possibile secondo me, ci è rimasto addirittura anche 1 milione. La squadra titolare adesso, quella che poi sarà proprio la titolarissima, vede Meret e Gamberini centrali, al posto di Jedvai ci giocherà sicuramente Jordan Lukaku, Paredes sarà qui a centrocampo, devo vedere chi far giocare centrale perché non mi è piaciuto, magari provo Kimmich, ce lo mettiamo pure, Ibe sarà il trequartista anche se però non mi sta convincendo, Belotti e Ineacio per ora li confermo titolari anche se non è che mi hanno proprio entusiasmato, magari la prossima partita facciamo un po' di turnover anche come trequartista, proviamo di nuovo un po' Q, che ci era piaciuto tanto negli amichevoli. E quindi niente, ci avviciniamo già alla prossima partita che dovrebbe esserci dopo la pausa delle nazionali, infatti qui c'è la conferenza stampa e c'è la partita con la Juve, partita con la Juve allo Stadium se non sbaglio, sì,
che non sarà sicuramente facile, però noi ci proveremo. Vediamo la classifica: Milan è primo a 7 punti, poi c'è l'Inter, poi c'è il Napoli, la Juve, la Roma sedicesima, la Lazio settima, Fiorentina sesta. Vabbè, quindi come ho detto, concludiamo qui l'episodio. Probabilmente ne registrerò un altro subito adesso, così domani ne potrò caricare, cioè domani, quindi oggi ne potrò caricare due. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti.